Buongiorno, sono la dottoressa Melania Manco, sono un endocrinologo pediatra, dottore di ricerca in fisiopatologia della nutrizione. Da circa 20 anni mi occupo di prevenzione dell'obesità infantile. Cosa possiamo fare noi sulla nostra tavola per prevenire l'obesità e avere uno stile alimentare corretto per noi e per i nostri bambini? Beh, sicuramente 8 piccole cose. Consumare abbastanza frutta e verdura, almeno 5 porzioni di frutta e verdura tutti i giorni. Scegliamo ovviamente frutta di stagione e facciamo attenzione ai colori. Variare i colori della frutta e della verdura che arriva sulla nostra tavola è importantissimo per assicurarci un adeguato apporto di microelementi e micronutrienti in generale che sono fondamentali per il nostro stato di salute. Consumiamo più legumi. Portiamo in tavola ceci, fagioli, lenticchie, piselli almeno 3 volte a settimana o anche più. Terzo punto, consumiamo troppa carne, riduciamo il consumo di carne a non più di 3 volte a settimana, anche 2 se possiamo, prediligendo carni magre, quindi carni bianche, ma anche ogni tanto concediamoci una carne, rossa, facendo però attenzione alla provenienza della carne, una carne che, venga da allevamenti, non intensivi, in cui l'animale ha la possibilità di pascolare e alimentarsi a sua volta con cibi, sani. Pesce, consumiamo più pesce. Consumiamo più pesce dei nostri mari e di piccolo taglio, almeno 3 volte a settimana. E anche in questo caso evitiamo i pesci da allevamenti intensivi. Uova e latticini con moderazione 2 volte a settimana, se non vi sono problemi di salute particolari. Pasta e pane, se possiamo, preferiamo pasta e pane integrali, così da assicurarci anche un adeguato consumo di fibre che aiutano la salute del nostro intestino. Per quanto concerne la pasta, preferiamo sempre una pasta cotta al dente, così da mantenere un adeguato indice glicemico, e il pane in generale lieviti a lievitazione naturale, almeno 24 ore di lievitazione, così da favorire la digestione. E per quanto riguarda i condimenti, il principe in tavola è sempre l'olio extravergine di oliva. Niente sale aggiunto perché il sale comunque è contenuto già nell'acqua e in gran parte degli alimenti che consumiamo e via libera limone, aceto e spezie per insaporire le nostre pietanze. Importantissimo il consumo di acqua, non beviamo abbastanza acqua. È necessario almeno 1,5 litri di acqua al giorno e va aumentato l'introito di acqua in relazione ovviamente alle temperature esterne. Se fa molto caldo bisogna bere tanta più acqua, se si fa un'attività fisica intensa, uno sforzo intenso, e in caso di stipsi è importantissimo assicurare un adeguato introito di acqua insieme al consumo adeguato di fibre. Ultimo punto, è quello del consumo di dolci. Ovviamente, i dolci fanno parte della nostra vita, quotidiana e non vanno assolutamente banditi dalla tavola. Vanno consumati con moderazione e vanno sempre preferiti dei dolci, di produzione artigianale o comunque domestica. Un plum cake, un ciambellone o una crostata fatta in casa. Ricordiamo anche, che è importante coinvolgere i nostri figli nella preparazione degli alimenti, nella scelta degli alimenti. Se sono molto piccoli, portiamoli con noi a scegliere frutta e verdura, per esempio, invitandoli a fare questo gioco dei colori e conoscere proprio, esplorare e attastare anche con le mani, i cibi. Se sono bambini più grandi, invece, coinvolgiamoli proprio nella preparazione del cibo, dal piatto di pasta che consumiamo tutti i giorni al dolce. Preparare con un figlio un dolce può essere un momento importante della quotidianità e può aiutare, ecco, a vivere meglio il senso della famiglia. E spero con questi miei consigli di esservi stata in qualche modo utile e vi saluto e vi ringrazio.